Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Johnny 8. Siamo di nuovo, finalmente direi, su Tennis World Tour 2. Ultimamente abbiamo provato un po' di giochi e quindi avevamo un po' fatto riposare il nostro Cingomba, il nostro Johnny Cingomba, ragazzi. Adesso lo riprendiamo e vediamo un po' che cosa facciamo. Siamo intanto sulla carriera, appunto. Io direi di intanto guardare se si può cambiare un po' i vestitini del nostro Cingomba. Abbiamo anche due punti da assegnare. Farei uno all'attacco. Ok. Ok, uno in attacco e uno in difesa, o se no uno in precisione, vai, miglioriamoci la precisione. Io volevo vedere se c'era un vestitino un pochino più bellino, ma tutte queste magliette strane per il momento che non mi garbano tantissimo. Quindi eviterei di spenderci soldi, ragazzi, perché veramente non mi piacciono. Non ci piacciono, Cingomba. Ok, ragazzi. Questa settimana non mi piacciono nemmeno i tornei che ci sono. Quindi sinceramente farei un bel turno di riposo per il nostro Cingo. E andiamo a vedere. Abbiamo un buon torneo, 4 stelle, ragazzi. Quota di iscrizione 400 soldini, primo premio 3500 soldini. Abbiamo 3 set per match. Ottimo. Quindi si iniziano anche ad allungare le partite. Io ci butterei su questo torneo, ragazzi. Sul legno addirittura. Sì, è fantastico questo torneo. Fantastico. Siamo contro Salvatore Sartori. Però ora che mi ribolle, c'è anche da fare una cosa che è importante. Dobbiamo andare a comprare qualche bustina, perché siamo senza carte. E non so se prendere questa da 3000, perché magari ci sono più carte e ne abbiamo poche, tipo della stamina e del vigore, insomma non abbiamo più carte. Ci comprerei questo qua, ragazzi. Ok. E ci lasciamo due soldini quasi. E adesso si va a vedere le mie carte. Le mie carte cosa abbiamo trovato? Solamente due. Però questa qua che ci ripristiniamo il vigore può servire, visto che si va ad affrontare una partita su 3-7, ragazzi. Su 3-7. Potenza, vediamo potenza cosa abbiamo trovato sulla potenza. Aumenta la potenza dello smash del giocatore di 20 punti. Carta S, quindi abilità passiva sempre attiva. E non ci piace lo smash. Non ci piace lo smash. Quindi andiamo sulla precisione, magari sulla precisione al servizio se abbiamo qualcosa. Ok, mettiamoci questa qua. Aumenta la precisione del servizio top spin del giocatore del 20% per un match. Questa mi piace, ragazzi, questa mi piace. Allora ci andiamo a levare questa sopra, che questa sopra che faceva la stessa cosa del 6% per un gioco. Ce la togliamo, ragazzi. Ce la togliamo. Non abbiamo niente per il dritto. Abbiamo per volé il pallonetto. Sempre volé. Però volendo ci si potrebbe mettere una miglioria per la volé, però per un colpo solo. Bisogna essere reattivi per attivarla. Potenza. E allora buttiamoci sulla resistenza.
Direi questa qua. 10 usi, riduce il consumo di vigore del servizio del giocatore del 10% per un gioco. Non male, non male. Il turno di servizio ce la giochiamo, ragazzi. Il turno di servizio ce la giochiamo. Poi sì, ripristiniamoci 8 punti di vigore, che male non fa. Male non fa. E sulla potenza non c'è niente che mi sfagiola, sinceramente. Non c'è niente che mi sfagiola, quindi punterò ancora sulla resistenza. Servizio no, che abbiamo già quella passiva che ci potenzia il top speed. O se no sulla precisione, ma non abbiamo niente, quindi... Ma facciamo così, abbiniamo questa qua a quella del servizio, così abbiamo anche il 6% per un gioco in più di precisione al servizio top spin, ragazzi. E se non sbaglio, anche quella lassù era... Ah no, ok, per un match del 20%. Non è male, non è male. 20 più 6, quindi abbiamo 26%. E ok, si può partire così, dai. Quelle altre carte non mi spagiolano per niente. Quindi attento, Salvatore Sartori. Stiamo arrivando, sta arrivando Johnny Cingomo, ragazzi. Ci mancava il nostro Johnny, ci mancava effettivamente. Superficie in legno, ragazzi. È un pochino più forte il nostro avversario, ma noi ce la faremo lo stesso, ragazzi. Noi ce la faremo. Ci attiviamo la carta, ragazzi. E anche questa qua. E andiamo. Si parte bene, ragazzi. L'ha salvata perché andava fuori e poi ce l'abbiamo ritirata noi, ma va bene. Va bene così, va bene così. Ah, Cingo. 15-30. No, via, tutte lì le abbiamo tirate fuori, ragazzi. 15-40. Tutte lì. Dobbiamo difendere due palle break, vediamo se ci riusciamo. Bel servizio, Cingomba. Ah, è andata male. Vediamo se va meglio in risposta, ragazzi. È forte il nostro avversario, è parecchio forte, ragazzi. Era uno smash un pochino lungo, Cingo.
E niente da fare, oggi il dritto ragazzi non ci funziona, non ci funziona, proprio per niente. Per niente direi ci funziona. E finalmente Cingomma tiene 15. Bene questo scambio, ragazzi. Grande Cingomma, forse siamo in ripresa, forse siamo in ripresa. Questa è andata lunga, ragazzi. Ma va bene, siamo sotto 2-0, ma possiamo recuperare, possiamo recuperare. Grande, servizio dritto. Ok, andiamo ragazzi. No, Cingomma, non si possono sbagliare queste, però. 15 all. No, 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 ragazzi, non ci siamo per niente proprio. Non è serata per il nostro Cingomma. Niente, quel lato di là stasera ce l'ha con noi, ragazzi. Game and first set. E ci perdiamo così il primo set, ragazzi. Doppio fallo, il primo doppio fallo del nostro avversario. Tieni lo scambio Cingomma. Oh sì, ottimo. Si va sullo 0-30, dai. Dai Cingomma che si recupera. Così Cingomma, tre palle break per il nostro Cingomma.
Si è aperto bene il campo stavolta, ragazzi. È stato bravo il nostro Sartori. È stato bravissimo. Ma noi lo siamo di più, però, ragazzi, che lo mettiamo in difficoltà. Anche noi ci apriamo il campo con questa grande risposta. E ci portiamo a casa il break. Codicingo. E va fuori, va fuori, va fuori. Preso dalla voglia di farci il punto, lo sbaglia il nostro Salvatore Sartori. Grande smash di Cingomma, grande smash. 30 love. E gran servizio in top spin. 40 love. Abbiamo tre palle del 2-0, ragazzi. Proviamoci una palletta corta. Lungolinea. Vincente lungolinea. Il punto più bello del match fino ad ora, ragazzi. Un vincente lungolinea, ragazzi. Studiato nei minimi dettagli. E questo regala tante soddisfazioni, ragazzi. Tantissime soddisfazioni. Eravamo tutto lo scambio fuori tempo, ragazzi, tutto lo scambio fuori tempo. 15 all. Gran risposta, Cingomma. Un dritto in diagonale imprendibile. Il nostro avversario è sotto pressione. È sempre qui che pensa a quel dritto lungolinea di prima, ragazzi. Stavolta però ce lo infila lui il passante. 30 all. Non dovevo salire a rete. Lunga. Lunga. E abbiamo un set point a disposizione, ragazzi. Vediamo di sfruttarlo a dovere. E lo sfruttiamo e pareggiamo i conti con i set, ragazzi. Siamo un set pari, ragazzi, un set pari. Bello smash da fondo campo, Cingomma. Ti meriti anche il replay che non ci fanno vedere.
provato l'ace, ma non è andato bene, ragazzi. Palletta corta. Brutta, brutta, brutta. Va fuori. E saliamo così 30-0. Bel servizio, ragazzi. 40-0. E vinciamo anche questo game, ragazzi. 1-0. Quel dritto lungo linea ha cambiato proprio la faccia del match. Out. Love 15. No, brutta palla in rete questa. Come diceva il mio maestro di tennis, piuttosto lunga un metro che la palla in rete, ragazzi. La palla in rete, ragazzi, è sinonimo di stanchezza, perché vuol dire che quando vai giù con le gambe non riesci a tornare su con i tempi giusti, ragazzi. Ma ci sta una svista per il nostro Shingomma, ha rimontato fin qui molto bene. Bel dritto diagonale. 15-40. Ci procuriamo ben due palle break, ragazzi. Due break point. Ancora in rete, bruttissima, ragazzi. Veramente, veramente brutta, ragazzi. 30-40. Quiet, please. Thank you. E niente, niente, non abbiamo sfruttato le palle break, ci siamo un po' addormentati, ragazzi, e non va bene. Ottimo, grazie dell'errore, Sartori. Il pubblico rumoreggia. Ottima risposta, Shingomma. Conquistiamo il break, ragazzi, andiamo a servire per il match. Andiamo a servire per il match. Un'altra palla in rete, non ci credo. Love 15.
15 all. Out. 30-15. E ci conquistiamo così 40-15. Il match point, ragazzi, di questa grandissima partita in rimonta. Eravamo sotto di un set all'inizio e la chiudiamo così. Niente da fare, ci abbiamo provato, ma la chiudiamo così, ragazzi. E Cingomma vince un gran match in rimonta, ragazzi, in rimonta, sotto di un set. Andiamo a vincere per 2-1, ragazzi, 2-1. Abbiamo vinto anche qualche soldino, che schifo non ci fa, ragazzi, schifo non ci fa. 1350. Adesso dovremo riavere circa 2700 soldini. 2700 soldini non ci facciamo molto. Magari qualche altra cartina ce la possiamo comprare, perché siamo veramente messi male ancora. Ci possiamo comprare questo booster da 15. E magari dopo ci possiamo comprare, magari dopo la prossima partita, nel prossimo video, quello da 4000, che dovrebbero essere carte un pochino più forti in teoria. Ok, qualche carta di potenza che ci poteva servire. Questo qua, dicevo, il Mega Booster Silver Pack. E poi che abbiamo qua? Booster 100 carte ci dà questo. Hyper Diamond Pack. Queste forse sono carte un pochino più forti, sì, che al momento ancora non abbiamo. Andiamo a vedere che abbiamo trovato di potenza. Questo non risposta al servizio avversario. Sinceramente speravo in qualcosa di meglio. Non abbiamo granché anche stavolta di potenza. Ok, ragazzi, nel prossimo video vediamo di mettere anche le carte a modino. Il nostro avversario sarà Oliver Nadeau, un canadese. Tabellone torneo ancora lunghissimo, veramente lungo. Siamo ai 32esimi. Eravamo in 128 all'inizio e abbiamo passato il primo turno, ovvero i 64esimi, ragazzi. La scalata verso la vittoria è ancora lunga, però il nostro Cingomma ce la metterà tutta. E attenzione, ragazzi, si leggono male perché sono veramente piccini, ma sto vedendo dei nuovi fantastici. Se noi vinciamo la prossima partita contro Nadu, andremo ad affrontare niente di meno che Medved. Eh sì, e nel tabellone dalla nostra parte abbiamo anche il buon Stan Wawrinka, ragazzi. Wawrinka abbiamo, e anche Roger Federer. Quindi abbiamo scelto un torneo non da poco, direi. E presumo che dalla parte opposta, infatti, troviamo Kei Nishikori, Anderson. Abbiamo anche il nostro mitico e grandissimo Fabio Fognini, ragazzi, che salutiamo, grande Fognia. E ovviamente lassù in alto spicca il nome, ragazzi, del nostro Rafa Nadal. Quindi non vi perdete questo torneo. Non vi perdete questo torneo, perché dalla prossima partita in poi, se la vinciamo, sarà tanta roba. Perché vedo anche altri nomi come Dimitrov, ragazzi. Chi segue il tennis sa di cosa sto parlando. Il buon vecchio Grigor Dimitrov, ragazzi. E poi, se ci leggo, perché sono veramente piccini, abbiamo anche Gael Monfils, ragazzi. Abbiamo anche Zverev. Anche Zverev abbiamo in questo torneo. Un gran torneo abbiamo scelto, ragazzi.
un gran torneo abbiamo scelto. Ok, non vedo nessun altro. Quindi, come vi ho detto, ragazzi, state con me, seguite il mio canale e seguite con me questo fantastico gioco, perché dalla prossima partita inizieremo ad affrontare veramente i campioni del tennis che conta, ragazzi. Quindi, come vi ho già detto, iscrivetevi al mio canale, seguite le mie pagine social e non mancate al prossimo appuntamento per seguire il nostro grande Johnny Cingomba. Un saluto a tutti, ciao ciao.